Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va ragazzi? Come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene. Dobbiamo tornare a parlare di una situazione un po' particolare che ha a che vedere con un argomento che secondo me è molto sottovalutato, ok? Perché io nelle scorse volte vi ho raccontato di un importante addio alla Juve. Di addio di un nostro dirigente che sicuramente è stato parte integrante della nostra squadra e ha rappresentato per noi sicuramente una grande utilità, perché questo ragazzo era il direttore responsabile, insomma, delle giovanili, era il capo scout ed è il responsabile degli acquisti, ovviamente, dei vari giocatori giovani che voi oggi, insomma, andate a vedere in campo, quindi Sulé, giocatori come Yıldız, giocatori come quelli che tutti quelli che avete visto che state vedendo in questo momento, li ha presi quel signore. Ora però c'è un problema, perché questo dirigente, di cui sapete bene il nome, insomma, deve essere assolutamente sostituito. È sostituito, però non è semplice sostituirlo. E ci sono dei problemi all'interno della Juve, quindi vado un po' a raccontarveli perché non è del tutto semplice andare a prendere uno a caso, ci mancherebbe altro, perché comunque è un ruolo abbastanza delicato. Vi spiego un po' la situazione qual è, in modo tale che ci mettiamo a parlarne e insomma mettiamo un pochino le cose in chiaro. Va bene, quindi semplicemente cosa dovete fare? In maniera molto semplice, tre cose: l'iscrizione, il solito like, poi la campanella. Mi raccomando, raga, veramente molto importante. Ripeto e ribadisco, non vi fate ingannare da questo punto di vista, perché il solito like, tempo di iscrizione, la campanellina. Mi raccomando, la campanellina, raga. Ragazzi, ve lo ripeto ancora: l'iscrizione, like, solito campanella, la campanellina importante. La campanellina è la cosa più importante che c'è, perché se voi non attivate la campanellina non vi arrivano praticamente mai i video. Allora, quando si parla di giovani e si parla di talenti, la cosa difficile per chi parla di giovani e chi parla di talenti, te lo dice uno che, insomma, conosce bene l'ambiente in questo modo, e chi mi segue da tanto lo sa, che ho già raccontato tante volte questa cosa, eccetera, eccetera. Ma seguire i giovani talenti è molto più difficile rispetto a seguire giocatori che tu sai già siano inseriti all'interno di un contesto, perché vedere giocare un ragazzino di 14 anni, e dire quello tra 3 anni diventerà, 4 anni diventerà un grande giocatore, è più difficile, ok, che vedere un ragazzo di 22 anni e dire quello tra 4 anni diventerà un grande giocatore. Perché tu a 22 anni hai già il giocatore che è quello lì e che quindi sai bene cosa può diventare. Una persona che guarda calcio e che è esperta di calcio, un ragazzo di 22-23 anni lo vede giocare e dice questo può fare quello, può diventare. Invece se tu devi essere veramente molto bravo per capire un ragazzino 14, 13, 12 anni dove va, ok? O anche un pochino più grandicello. Ecco, diciamo che il ruolo che la Juve cerca è questo: è un dirigente giovane, presumibilmente, che dovrà entrare in società per cercare appunto di lavorare sulla base dei giovani talenti. Nel senso, cosa fa un capo scout? Il capo scout è colui che gestisce gli altri. Quindi che va ad identificare quelli che sono i profili più interessanti per la squadra e invia, ok, varie disposizioni. Lui è un soggetto molto importante. Ora si sta parlando di vari nomi. Perché io non dico i nomi attualmente? Perché ci sono diversità, no? Perché si parla da una parte di un nome che potrebbe venire dal Napoli, quindi uno dei collaboratori di Giuntoli che potrebbe arrivare dal Napoli, così avendo, sai, questo feeling un pochino congiunto, li potrebbero insomma lavorare bene insieme e creare questa squadra interna qui. Dall'altra parte invece si pensa anche ad un nome completamente differente, quindi un nome esterno che venga dall'estero, che possa magari dare un ampio respiro. Io dico una cosa, dipende tutto da quanto potere tu vuoi dare a Giuntoli. Nel senso, se tu prendi un collaboratore di Giuntoli, tu vai a prendere un ragazzo, quindi, che comunque sa come si lavora, quindi conosce bene i metodi, sa dove deve mettere le mani, e quindi quella è una cosa importantissima. Però,
Questo è un po' come il discorso che vi dico, attivate la campanellina, voi è una cosa, attivate la campanella, la campanellina, quella è importantissima, anche questo è importantissimo. Cioè il prendere un collaboratore è importante, però se tu poi il prendi un collaboratore, dai tutta la responsabilità sul giunto, perché è normale che in presenza di una persona che lui conosce bene ci sarà uno scambio, quindi una collaborazione, e giunto. Invece se tu non vuoi parlare di giuntoli e congiuntoli, di giovani talenti, vuoi limitare giuntoli alla, diciamo, visione, alla trattativa, alle decisioni risalenti alla prima squadra e al limite qualcosina a livello giovanile, ma poco, tu devi prendere un dirigente esterno. Cioè, dipende tutto da quello che tu vuoi fare con giuntoli. Perché da una parte uno ti può pure dire, però... Se tu prendi un dirigente, è giusto prenderne uno che lavora con giuntoli, perché alla fine è sempre la stessa area, no? Quindi lavorano insieme e va bene. Però se tu vuoi staccare la prima squadra dalle giovanili, non puoi prendere uno che sta a contatto con giuntoli, ma devi prenderne uno che ha un lavoro diverso, perché tu stai trattando, stai lavorando su due cose diverse. Sta a te la scelta. Sta a te la scelta. Cioè, non c'è una scelta, non c'è una logica dietro tutto questo. Va bene qualsiasi opzione tu scegli, però stai attento, perché un conto è che tu vuoi lavorare allo stesso modo per tutte le squadre. Quindi è come se tu, prendendo un collaboratore di giunto, gli dessi ampio respiro a tutto il loro metodo. Se tu invece giunto lo vuoi limitare alla prima squadra perché hai paura che a livello giovanile non sia il metodo giusto, allora tu lascia perdere i collaboratori di giuntoli e vatti a prendere qualche collaboratore esterno, qualcuno che non ha mai lavorato con giuntoli, qualcuno che viene qua e può lavorare come gli pare. Io questo sto cercando di spiegare, che è una cosa che secondo me non è una cosa difficile da fare, capite qual è il discorso? Io dico solamente una cosa, e l'ho detta già prima e la dico adesso, non andiamo a sotto, cioè non andiamo a dimenticare cose, nel senso, noi oggi abbiamo tanti talenti di buona caratura, ne abbiamo tantissimi, grazie alla vecchia gestione. Cioè, la vecchia gestione ha portato questi giovani talenti e li ha portati perché è stata sufficientemente brava per andare effettivamente a lavorare su questo punto di vista. Quando tu scegli la nuova gestione, devi stare attento, perché se scegli qualcuno, cioè io questo dico, tu che cosa vuoi fare? Perché attualmente si è capito che le big europee vogliono comunque lavorare sulla base dei set dei giovani, perché comunque ci troviamo in un momento in cui pochissimi club possono spendere cifre esagerate per i giocatori giovani. Cioè, se io vedo un giocatore che ha una cifra esagerata, pochi club oggi possono spendere 2-3 club al mondo, va bene? Per il resto si cerca di creare il giocatore, no? Attacca, quindi avere una serie di, diciamo, se vogliamo, anche di qualità che siano anche, diciamo, diverse da quelle calcistiche, no? Perché un giocatore che cresce qua, che sta qua, che è normale che sviluppa una sorta di sviluppa un legame con quello che è l'ambiente, con quello che è la maglia. Quindi è normale che è più difficile cederlo ed è più difficile vederlo andare via. Quindi ci sono una serie di cose che non riguardano solo la cosa calcistica, però quello che bisogna chiarire è che devi stare attento, perché tu ora, in questo momento, hai tolto una gestione che era enorme, brava, straordinaria, perché la vecchia gestione, ragazzi, era una gestione straordinaria. Sui giovani la Juve in questi anni ha fatto un lavoro meraviglioso, punto, è inutile dirlo, siamo stati bravi tutti. Siamo stati bravi, perché non bisogna negare poi le evidenze, bisogna dire no, perché la Juve ha lavorato male con i giovani, la Juve ha lavorato bene con i giovani, sta lavorando ancora oggi bene con i giovani, ma nello scegliere un nuovo capo bisogna stare attenti, bisogna scegliere una gestione di idea, bisogna cercare un profilo simile. Poi dipende, ripeto, c'è chi pensa una cosa, c'è chi pensa un'altra, l'importante è non andare a scegliere uno a caso.
Io questo ti sto dicendo. L'importante è non scegliere uno a caso, perché poi no, non mi portate qua uno che non ha mai lavorato bene, che non ha mai fatto la gavetta, cioè portatemi uno che sa quello che fa, capito? Perché ti ripeto, è una cosa che tu devi andare a sistemare leggermente. Quindi che devi andare a sviluppare leggermente, che devi andare a modificare piano piano. Non è una cosa che tu devi modificare cambiando regole, perché attualmente la tua funzione è una cosa che no, tu non devi andare a stravolgere, non devi andare a rompere gli schemi, cioè non devi fare niente di tutto ciò, devi andare a scegliere un nome che sia importante sulla base di quello che tu vuoi fare con i giovani. Tutto qua. Poi da lì si può passare ad un altro tipo di idea, si può avere un altro tipo di mentalità, si può avere un altro tipo di... Però è un ragionamento questo, e te lo continuo a ripetere, che comunque va fatto in relazione a quello che è il tuo modo di vedere la squadra. Capite? Non portate qui gente che non ha mai lavorato con i ragazzi. Ecco, portate gente oculata. Portate gente idonea a quello che è il contesto in cui ci troviamo. Non mi portate gente che non ha mai fatto niente, che non ha mai quello, perché è la prima volta che fa l'esperienza, perché non è così che funziona. Quindi, mi raccomando, fate un ragionamento basato su questa cosa. Fatemi sapere un pochino voi nei commenti, voglio conoscere un pochino la vostra opinione, qui leggo intanto varie notizie di cui parleremo in altri video, insomma fatemi sapere un pochino, raga, vostra opinione, fatemi sapere.